25enne ha ribadito di essere innamorato della sorella di Belen in un'intervista all'Adige dopo essere stato al centro delle polemiche, Ignazio Moser è tornato in Trentino. Il 25enne è stato accolto dagli amici in stazione prima di dirigersi a casa a bordo di una Porsche Cayenne. L'ex ciclista ha spiegato al quotidiano L'Adige che il ritorno alla normalità dopo 77 giorni di reclusione nella casa è stato un piccolo shock, per settimane sono stato sempre tra quattro mura e sempre con le stesse persone. Ignazio ha anche rivelato di aver trascorso la notte precedente in un hotel con Cecilia Rodriguez, sono rimasto con lei fino a quando non ho preso il treno. Il figlio di Francesco Moser ha affermato che aveva voglia di stare un po' da solo con la fidanzata, lontani da microfoni e telecamere. Il trentino, del resto, non ha nascosto di essersi concesso un momento di intimità con Cecilia, siamo stati la notte insieme. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP si è soffermato anche sulla vicenda dell'armadio, rimarcando che si è trattato di una storia creata ad arte per fare scandalo, non ci stancheremo mai di smentire questa vicenda. In albergo con Cecilia dopo l'eliminazione senza fare giri di parole, il giovane ha spiegato di non avere nulla di cui vergognarsi, siamo semplicemente due ragazzi innamorati. Nel corso del reality show, Moser è finito nel mirino dell'opinione pubblica per la vicenda dell'agendina nella quale riportava tutte le relazioni intime, con relativa classificazione con le stelline, l'ho fatto da adolescente e ne sono pentito. Ignazio ha riconosciuto di non andare fiero di questa sua abitudine ma, al contempo, ha sottolineato di non meritare di certo la crocifissione. Tutti fanno certi commenti con gli amici. Il 25enne ha anche chiarito che il padre non è mai stato contrario alla sua partecipazione al GF VIP. Ora Ignazio tornerà a lavorare nell'azienda di famiglia, ed è convinto che la Rodriguez piacerà alla madre, è una ragazza molto semplice. Ignazio e l'amore per Cecilia, i due ex gefini saranno impegnati in una serie di ospitate televisive, oltre che in eventi mondani tra discoteche e locali vari. Non so quando verrà a casa mia, ha detto l'ex ciclista, sicuro che il rapporto con Cecilia non muterà nel mondo reale, c'è un sentimento forte tra di noi. Il giovane trentino non ha voluto parlare della partecipazione dell'ex fidanzata Virginia Stavrum a Uomini e Donne, esiste solo che Kuperne, non parlo di altre donne.